sarà fondamentale per voi. Beh, speriamo fondamentale questa, prima pista l'ha fatta vedere, l'avete vista in sala. Intanto grazie per l'invito dello IAR Forum, intanto per noi è un appuntamento fisso, importante. Mi ricordo quando siamo venuti l'anno scorso che abbiamo organizzato una specie di mob che ha tempestato di chiamate al centralino di Palazzo Chigi in Cipre per liberare i fondi della banda larga, del Digital Divide in realtà. Sono spariti letteralmente, quindi quelle telefonate non hanno sortito effetto e questo ci ha fatto riflettere sulla reattività della classe politica in questi argomenti. Poi ci siamo rivisti l'anno scorso anche a Roma con il ministro Romani che aveva fatto delle promesse, questa volta non ci sono dei politici a parlare con noi, forse questa volta è meglio, perché abbiamo capito che probabilmente da lì non ne caveremo moltissimo, mi sembra che la classe politica in questo momento sia concentrata a parlare di altri argomenti piuttosto che questi. Questa è la nostra nuova campagna per un anno, anzi direi campagna per la vita, campagna per il paese, la facciamo insieme a tante persone che il web lo hanno fatto in Italia, l'ha scritto Rodotà, ha scritto come guest star Nicola Stegroponte, Stefano Pittarelli, Francesco Sacco, ci ha dato una mano between, un grande dossier che spiega in che maniera possiamo portare finalmente la banda larga nel paese, in che maniera, perché è indispensabile, perché è possibile, e la strada che lanciamo è il federalismo digitale, cioè ogni regione si faccia la sua rete. Non possiamo e non dobbiamo più aspettare che Roma, che il governo, che il Parlamento si occupino di internet, perché quando lo fanno di solito lo fanno male. Mi ha colpito recentemente vedere un'intervista al ministro Pisano, che è intervistato tra l'altro da un giornalista di Wired davanti a Montecitorio, ha risposto: io non capisco nulla di tecnologia. Mi verrebbe a dire: perché allora ministro si è occupato di wifi 5 anni fa bloccandolo in Italia se non ne capisci nulla? Purtroppo non ne capiscono molto di tecnologia e a volte quando ne capiscono ne hanno paura. E invece dobbiamo, secondo noi, partire dalle regioni, partire dalle persone, partire dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle unioni industriali, per creare dei piani che portino la banda larga in tutto il paese. In Lombardia, come sapete, c'è un piano importante, noi lo sosteniamo, ce n'è un altro in Trentino, chiederemo in ogni regione, in ogni provincia andremo e cercheremo di mettere al tavolo le persone che possono portare internet in Italia. Non è una questione che riguarda Wired, è una questione che riguarda il futuro del paese, ma di questo ne parliamo adesso anche con i nostri ospiti di questa...